La parola al sindaco di Grotta Minarda. Sicuramente per me intervenire dopo il professore Morelli mi pone tante difficoltà, allora io parto da un altro lato. La prima considerazione è l'eccellente iniziativa di Canale 58, che ci mette nella condizione di poter valutare quanto importante sia uno strumento di informazione vicino al territorio, e quindi un ringraziamento per quanto hanno fatto nei primi 10 anni alla famiglia Bruno nell'essere un editore che non è proprio dentro al sistema, ma da tutto questo impegno per valorizzare l'impegno e le risultanze, le cose della nostra terra, al suo direttore e ai suoi collaboratori, che non è vero che fanno un impegno parziale, ma oggettivamente danno un impegno massimo per quanto è possibile nel sviluppare, nel farci conoscere ciò che succede giornalmente. Non solo di cronaca, ma anche di valutazione delle cose che avvengono sul nostro territorio, con considerazione. Quindi un grande grazie alla funzione che questa struttura dà al nostro territorio. L'iniziativa credo che vada inclusa all'interno di questo ragionamento. C'è un'iniziativa proprio su un aspetto di farci meglio valutare con attenzione i nostri concittadini che hanno svolto sul nostro territorio, nel nostro paese Italia, funzioni importanti, dedizioni, impegni, le valutazioni fatte sui 3 importanti e illustri concittadini della nostra terra. Anche per l'imprenditore che non c'è, che io conosco, il generale che non conoscevo, ma mi devo congratulare per il suo curriculum, per la sua dedizione, e come sempre dico io anche per me stesso, per la passione che ci mette nello svolgere una funzione che lui stesso si è scelto, perché chi svolge una funzione con passione, con amore, sicuramente riesce meglio. Questo è quanto sono riuscito a comprendere dal suo intervento, dall'intervista che l'ottima Marica ha fatto. Per quanto riguarda il professore Morelli, io mi onoro di essere fra quelli che conosce, ho letto, lo conosco personalmente, qualche volta quanto è possibile siamo riusciti a prendere un caffè insieme a piazza, ci incontriamo, ma lui mi sorprende sempre perché la profondità delle sue valutazioni nelle varie materie che lui ha affrontato anche qui, ma su tutto il campo più generale che fanno parte del suo bagaglio, della sua conoscenza. Commentavo col mio amico sindaco di Atripalda, beh insomma, quando risponde il professore ci pensa, e questa credo che sia la profondità vera di una persona che valuta a fondo, diversamente da quello che vi sta parlando nello svolgere la sua funzione politica. Spesso si parla molto velocemente senza grandi riflessioni, il professore stasera nelle sue risposte rapide, precise, puntuali, dandoci una sua versione delle cose, e ogni cosa, se avete notato, lo ha fatto con velocità ma con riflessione, cioè ha pensato prima. Spesso nelle nostre attività riusciamo a parlare per parlare, senza riflettere, senza valutare bene quello che... Invece credo che la grande lezione che il professore anche a me ha dato spesso di riflettere bene prima di assumere una espressione, una volontà, una dedizione. Poi sul concetto della democrazia, è troppo bello quello che il professore, la sua riflessione, troppo bello,
Purtroppo spesso questo luogo, nel salutare Antonio, sindaco di Ariano, gli amministratori, i consiglieri comunali di Ariano, qui ci vede spesso discutere in questo luogo, in particolare in questi ultimi mesi, di tematiche che riguardano tutto il territorio, molto spesso il concetto del confronto è un concetto che a volte si assume una posizione di principio da entrambi i tavoli e si assumono posizioni di principio piuttosto che soluzioni di ragionamenti per trovare delle soluzioni utili nella funzione che ognuno di noi ricopre, perché siamo stati eletti dai cittadini per sviluppare e rappresentare un progetto amministrativo e anche politico che ci deve mettere nella condizione di essere al massimo utili e funzionali all'intera collettività. Ma spesso questo professore in questi luoghi, in questo e credo in tanti altri luoghi della nostra provincia, questa problematica non viene affrontata così. A volte ci sono posizioni di principio, posizioni che il concetto del confronto è un concetto che spesso non viene valutato nel giusto senso come lei ha espresso. Allora io devo ringraziare Canale 58, di nuovo l'amministrazione di Ariano, i due premiati, i tre premiati che ci sono. Chiedo pubblicamente, già abbiamo avuto modo di confrontare, di ascoltare il professore Morelli in primavera, fuori dalla politica, fuori dai tempi della politica, per non lasciare il senso di fare iniziative che possono avere altro senso. Qui siamo un poco cattivelli, professore, lei conosce benissimo la nostra realtà, fuori dalla politica o magari al suo prossimo libro, alla sua prossima cosa. Ci candidiamo per ospitarla, per avere un confronto effettivo sulle eccellenti cose che lei ci ha detto qui, ma sul suo pensiero che io molto apprezzo e credo che l'ispiria molto deve al professore Morelli e ai tanti soggetti che, sacrificandosi in Italia e anche all'estero, danno il suo impegno cercando di far valere i pensieri e le cose che, nelle quali credono. Grazie, grazie.